Questo è un film che parla di gravi violenze contro i bambini e del loro sfruttamento. Racconta storie vere. È un urlo di rabbia contro la violenza esercitata sui deboli. Iniziare un bambino ai rapporti sessuali con l'adulto significa distruggere la sua psiche e danneggiare gravemente il suo processo di crescita. Abusare di un bambino anche attraverso la prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale è un reato grave in Italia, punito dalle leggi penali in tutti i paesi del mondo. Perché tutto ciò non accada, perché questo si fermi, ognuno di noi può e deve fare qualcosa. È necessario prestare attenzione ai nostri bambini, avere il coraggio di vedere e di ascoltare, di denunciare e di chiedere aiuto a servizi e associazioni che di questo si occupano. Le storie dei bambini feriti sono molto spesso più vicine e più domestiche. I bambini di oggi sono gli adulti di domani. Proteggiamoli e rispettiamoli prima che sia troppo tardi. C'è una sigaretta per piacere. Non fumo. Stai nervoso? Ti manca la canna fresca. Pentofole di merda, pezzo di merda, che sei? Sporco. Perché non ci provi con noi? Perché il bambino ti ha mandato in ospedale non poteva difendersi, eh? Brutto bastardo! Che mi dici di Balestri? Avanti. Che mi dici di Balestri? Mi hanno detto che è uscito oggi. Ma e come mai ti interessa tanto? Una vecchia conoscenza. Sta attenta con quel gelato.
Ciao, sono Luca. Sì, finalmente. Ci vediamo domani. Hai da fare? Va bene. Sì. Ciao. Da parte della polizia giudiziaria. Me la prego, si accomodi. C'è sul giornale. Hanno condannato quel mafioso di un chirurgo che lei ha fatto arrestare. Magari lei non ha voglia di parlarne. Magari preferisce dimenticare. Però io... Magari sì. Ci siamo tutti meravigliati che un magistrato come lei venisse a sotterrarsi da queste parti. Alla fine ho ceduto. Come avrebbero fatto tutti. Beh, ricominciare non è da tutti. Il cioccolato è fondente. Lo fanno pochi gelatai. Lo sai cosa vuol dire fondente? È un gusto strano perché in fondo è un po' amaro. Ma non devi aver paura delle cose nuove. Facciamo una volta a te e una volta a me. Quest'ora? È l'unico momento libero. Ci sono stata poi dal tuo nuovo sostituto, la Castaldo. Ci mancava poco che mi tirassi fiori in testa. È un argomento di cui non vuole proprio parlare, la capisco. Meno male che almeno qualcuno la capisce. Si accorgerà presto che essere trasferiti qui è una condanna. Dai, non esagerare, Franz. Ci sono le montagne. Ti manca la nebbia di Milano? Dopotutto sei arrivato qua con una bella promozione, eh? Ah, sì. Mi hanno mandato a respirare l'aria pura. Visto che ambizioso se la merita questa promozione al procuratore. Una carriera costa sempre qualche sacrificio. Invece la Castaldo l'ha scelto. Ma non credo si possa scappare dal passato. Uno, due, tre, quattro, passa un gatto. Quattro, tre, due, uno, passa un gatto di... Nessuno. La brum del amps. Della E che vuol dire? La macchina del capo ha un buco nella gomma. Smettila di giocare. O mangi o vai subito a letto. Su, Nadia, tesoro. Mamma ha ragione. Vai, mangia. Che domani ti porto al circo. Daniele, sempre tutte vinte, tu. I bambini viziati sono insopportabili. Sei stato anche a scuola con papà e nemmeno lui è riuscito a farti capire che la vita bisogna conquistarsela. Lo sai che abbiamo deciso di allargare il negozio? Un sacco di lavoro e di soldi, però una bella soddisfazione. Quando avete bisogno, se sono libero, io con Nadia ci sto volentieri. Bruno, sei proprio un tesoro. Ma quando è che vi decidete a fare un figlio, tu e Luciana? Tra un volo e l'altro, è difficile. Ti ho chiesto di salire. 50, dai, cazzo, parti che mi controllano.
te è successo? Non sono affari tuoi, vuoi scopare o no? Che fai? Ti riporto indietro. Senza soldi mi ammazzano di botte. Allora dimmi che ti è successo. Il mio ragazzo mi ha detto: per i tuoi 16 anni ti faccio un grande regalo. Mi ha portato in Italia, ma è andato via subito. I suoi amici mi hanno legato in una casa e mi hanno violentato tutta la notte. E mi hanno detto: è così, così, sempre, finché tu non vai sulla strada. Dopo una settimana mi hanno messo una pistola in bocca e hanno finto di sparare. Io non volevo la strada. Allora, uno di loro, col rasoio. Luca! Hai solo 16 anni. Cosa devo farti? Niente. Aspetta. Se qualcuno porta uno di questi a casa mia, a Valona, i miei genitori partono dall'Albania e vengono a prendermi. E Diego, denunciali, lei ha fatto un bel sentimento di cambiamento, no? Questo dipendeva dal suo comportamento, cioè dal fatto no, che lei... No, questo dipendeva dal mio cambiamento personale. Sono pronto. I rapporti con lei sono sempre stati, secondo me, buoni. Io finché... Angelo, mi raccomando. Fai il bravo e fai tutto quello che ti dico. Torna presto. La mamma ha bisogno di te. Sei tu l'uomo di casa. Faccela solo. Guarda adesso come lo sistemo. Angelo, non rompere i coglioni. Aspetta. Vai. Vai, Antonio. Smettila di giocare, papà. L'ho detto, in silenzio. Antonio, deve stare molto, capito? Angelo, ti regalo queste caramelle. Fallo ancora una volta, non metterai più piede qui dentro. Siamo intesi, hai capito? Sono affari miei, capito? Andiamo, forza, andiamo, via. Hai capito? Tu con me non ci esci più. Vai, cammina. Quando hanno chiuso la fabbrica non è più lo stesso. Sì, hai vero. Sia. Ho saputo che... Non l'hanno più vista all'ufficio di collocamento. Sa com'è, oggi non ci sono più tante offerte di lavoro. E poi a loro conviene di più far lavorare gli immigrati, in nero.
Mi spiace tanto, Cristiane. Davvero. Andiamo, Angelo. Tanto il geometra ripete sempre le stesse cose. Cammina. Ecco qua la mia bambina, bella, bionda e piccolina. Babbo e mamma a lavorare e la Nadia ad aspettare. Sola sola ad aspettare il suo re per poi sognare. Bene. Adesso, Luca? Adesso cosa? Puoi provare a fermarti. Sei libero? Da quando? La libertà è stare fermi. Perché? La libertà è cambiare lavoro, città, casa. Sono 30 anni che lo fai. Ti senti libero? Li fate arrestare tutti poi, quei trafficanti. Non l'hai perso il vizio di cambiare argomento quando una cosa non ti va, eh? Che poi è un altro modo per scappare. Comunque sì. Li ho fatti arrestare e ho mantenuto la parola. Ho tenuto fuori la direzione del casinò e ti ho trovato un lavoro. Un lavoro? Sì. Che lavoro? Un'azienda informatica, visto che in carcere sei diventato un genio del computer. Veramente lo ero anche prima. È stata dura. Sai qual è la cosa che dentro mi mancava di più? Posso immaginarlo. No. La montagna. Ah, non ci sono più andato da quando ti hanno arrestato. Sì, è mancata un po' anche a me, ma ormai siamo quasi al divorzio. Senti, Franz, devo darti una cosa. Leggi qua. Me l'ha dato una ragazzina albanese. Non ti sarai mica innamorato di una puttanella. Smettila, Franz. Non è una puttana. Non ha neanche 16 anni. È una ragazzina terrorizzata, sola, in mano dagli assassini. Noi facciamo quello che possiamo. Sì, per favore, Franz. A proposito, non ho mai capito come mai poi, alla fine, in carcere ti sei deciso a consegnarmi quei nomi. Perché me lo hai chiesto tu? Rashid? 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 La stanza dei giochi. Mangia un pochino, eh. Ecco qua. Dai, Angelo, mangia, che sennò sei fredda. Lascialo in pace, se non vuole mangiare non mangia. Vedrai che domani gli tornerà la fame.
Questi due possono andare. Questa invece è scaduta. Non cercare di prendermi per il culo, va bene per la strada. Non si arrabbia, avvocato. Lei ha chiesto 3 e 3 avrà per domani mattina. Sembra che una delle vostre ragazze stia facendo la furba. Devi prepararti a una retata. Ti avverto che sono stufo di rischiare guai per causa vostra. Vieni con me. La politica della casa è: qualsiasi richiesta di qualsiasi tipo deve essere soddisfatta. Capite quello che dico? Gli errori si pagano cari. Al primo capriccio, al primo no, vi rimando dai vostri protettori. Chiaro? Chiaro. Ah, dimenticavo. Non fate le carine con me. Sono inossidabile. Come dicevamo noi in Libano, on s'en fout. Grazie, Ornella. Vuoi un passaggio? Sì, grazie. Non mi va di stare da sola adesso. Sempre così piano? Con questa macchina. Però è comoda quando sono da sola. E poi ho corso tanto ai tempi della scorta, quando ero ancora a Roma, a un politico rompipalle. Io ci sono nata a Roma. E sai perché sono venuta quassù? Perché ero fidanzata con un signore sposato e lui continuava a restare sposato. E allora io mi sono fatta trasferire qua, nella terra di mia madre. Adesso ho 3 figli e, roba da non credere, c'ho anche un padre con cui crescerli. Io dovrei esserci abituata, ma quando sono così giovani, chissà quante ce ne sono che non sono state ancora ritrovate, forse non lo saranno mai. Prostituzione, traffico d'armi, riciclaggio, arrivano dappertutto, anche qui col soggiorno obbligato. Franz è riuscito a dargli un colpo, te l'ha detto come, te l'ha raccontato? Luca, un suo vecchio amico, sapeva che c'erano degli industriali e dei professionisti della zona che erano coinvolti in un giro di riciclaggio nel casinò dove lui faceva il croupier. E quando 2 anni fa questo Luca è finito in galera per una storia di roulette truccate, Franz è riuscito a farsi dare i nomi. E certo, una zona di confine è l'ideale per i traffici. Però le montagne sono belle, vero? Anche quelli che ci abitano sono gentili, apparentemente disponibili, senza orizzonti. Una claustrofobia. Come stare in mezzo alla gente. Entrare da soli in un bar e sentirsi sempre osservati. Anch'io sono senza orizzonti, eppure vengo da un posto pieno di sole e di mare. Vino bianco o vino rosso? Rosso, naturalmente. E quanti gradi? 4 o 5 al massimo, se no poi vai in aceto. La guardia di finanza cercava delle cassette duplicate illegalmente e ha trovato questa roba per pedofili. Prodotto in Italia o all'estero? Abbiamo arrestato il proprietario della videoteca, ma non vuole parlare. Comunque, sui titoli di coda c'è un indirizzo internet. Se a lei non dispiace, vorrei mandarne una copia al nucleo delle telecomunicazioni a Roma. Ma io non credo che ci sia un grosso giro qui, se no sarei venuto a saperlo. Semmai qualche pervertito. Però, se lei le vuole mandare a Roma, dottoressa, per guadagnare tempo avrei un'idea migliore. Faccio venire
Un esperto di qui, Luca Balestri. Una persona fidata, uno che conosco. Quello che faceva il croupier... Al casino. Sì, me ne ha parlato Ornella. Per me va benissimo, grazie. Che fai? Ci oltre le corse guardi anche fuori, lo vedi. Prendersi tutta quest'acqua dopo che hai tenuto le mani a mollo per ore, ti incricca gli ossi, sai. Per un paese del cazzo che ti fottono di tasse, basta che hanno il potere. Vanno tutti schifo, vanno. Perché tanto te, cosa ne sai di che cosa vuol dire lavorare? Allora fai un culo tu e quelle 4 ore da sera che fai, va. Mi serva, lo faccio a te, che me lo metti in culo. E allora smetti di farti fottere, stronzo. Perché tu pensi che quello che guadagna Angelo basti? Potrebbe essere di più. Sono contento di Angelo. Gli ho già detto che non parlo senza il mio avvocato. Certo, certo. Ora arriva. Ma le ci vuole altro che il suo avvocato. Lei è nella merda fino al collo. Adesso c'è anche una ragazzina morta. Ma non penserà che io... Solo un miracolo la può salvare da una condanna esemplare. Ma i miracoli bisogna meritarseli. Io voglio una lista di tutti i suoi clienti della videoteca. E la voglio adesso. Ma io non posso. Ma lo sa che chi copre un assassino diventa suo complice. Margherita Castaldo, sostituto procuratore. Grazie di essere venuto. E questo è il vicequestore Ornella Trimani. Salve. Buongiorno. Abbiamo bisogno di lei per navigare in internet. Benissimo. Posso usare questo? È l'unico che abbiamo. Si accomodi. Grazie. Allora, dove andiamo? L'indirizzo del sito è abyssal.lur.com. Abyssal con la Y, tutto minuscolo, eh? Lo so. Abyssal.lur. Abissale libidine. Stiamo indagando su un'organizzazione di pedofili. Non gliel'ha detto il procuratore? In internet c'è un enorme mercato nascosto. No, non me l'ha detto. Altrimenti non sarei qui. Anzi, non ci sono già più. Un momento. Tosoni ci aveva garantito che potevamo contare su di lei. Che gliene importa, scusi, su cosa stiamo indagando? Abbiamo solo bisogno di un esperto. Io sono un esperto di informatica. E non di... Non se ne parla nemmeno. Aspetti. L'abbiamo trovata lunedì. Non sappiamo chi sia. Nessuno è mio schietto in bambino. Sot che fai tu un pack se di olio? Sot un pack ma che non va da. Mi arriva di ogni ora da che è un schi. Canto. Non mi lasciamo in zemo. Mi passi in zemo. Mi passi. Devi vedere, devi solo sentire. Ma che bella bambolina. Peccato che le bamboline siano tanto fragili. Si rompono. Voleva dirmi qualcosa? Io la conoscevo. Si chiamava Ania. Aveva solo 16 anni. Si era fidata di me. Avete scoperto qualcos'altro? Mi scusi ancora per l'altro giorno. Se ha ancora bisogno di me, l'aiuto. Bene, che cosa stiamo aspettando? Abyss Lure? Sì. Eccoci siamo.
cosa vorresti fare con questa bambina di 4 anni? Se clicco c'è un'immagine. Che cosa succede? Desidera? I soldi erano buoni, ma il materiale è fasullo. Mi scusi, era un prodotto non testato. Vuole un bonus per l'intera notte? Ormai mi è passata la fantasia. Non ha fatto nessuna resistenza. Che gusto c'è. Non si ripeterà. Avrebbe dovuto dirmelo prima cosa desiderava. Abbiamo quello che fa per lei. Sembrava di essere stato chiaro. I clienti vanno soddisfatti. Dovevi capire subito che lui è uno di quelli che vuole che lei si dica di no. Io ho fatto tutto quello che ha detto. E quello che ti sto dicendo, cretina. Devo decidere cosa fare di te. Candolo di ska e di andi duet skoim. Mi ciò se vi matrimonio in fact. A din çfarë ndodhmen e? Na hypi në aeroplanin na çojnë në shtëpi. Çfarë po thu? Unë po luaj mend, duhet gjendet unë gata tjetër. Për ato ne jemi pa dokumenta. Kam para ndjenjë të keqe, ndjenjë të tokë, duhet kishim shkuar. Mirë, shkoj. Ce l'avete il permesso di soggiorno? Ti l'abbiamo detto, signor, per la nostra piccola Olga. Lutem, zotëri, i bëj diçka për vajzën tonë. Ti prego, signore, fai qualcosa per la nostra bambina. Rendetevi conto che voi siete sul territorio italiano illegalmente. Facciamo conto che io non vi ho mai visto qui. Ma sono un padre di famiglia anch'io e la farò cercare. Grazie. Ecco, siamo nel sito. Vede, i siti dedicati ai minori hanno codici particolari. Durano solo pochi giorni, a volte qualche ora. Poi cambiano l'indirizzo e i link. Aspetti. Questo. Eccolo. Lo sapevo. L'hanno messo in mezzo ad altri siti commerciali. Vediamo se si apre. Paese si trova? Non si capisce. Lì parla solo di confini. Una specie di territorio di nessuno dove per 12.000 marchi tedeschi si possono violentare, seviziare e anche uccidere bambini. Non me lo ripetere, che è l'unica cosa che ho capito. Ma dov'è questo posto? Come si fa a trovarlo? Lì dice solo... Ma che cos'è? Una casa, una villa, un albergo? Lì dice solo. Non me ne frega niente di quello che dice lì. Voglio dei risultati. Vai avanti e scopri come ci si arriva, per favore. Non ci sono indicazioni, vede? La pagina finisce qui. Le foto sono come un catalogo per la vendita di videocassette. E questi bambini sono quelli usati nei video? Sì. Si clicca su una di queste foto e si riempie la scheda di ordinazione. Si paga con bonifico o vaglia. E la cassetta arriva a casa, in busta anonima. Aspetti. Questo mi sembra di averlo già visto da qualche parte. A lei dice niente? Posso tenerlo? Certo. Fermo, torna su quella fotografia. Questa. No, no, non quella, l'altra. Sì, 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 quel bambino. Aspetta un momento.
lui, no? Mirko Santini, 2 anni. Stampami la foto e ordina la cassetta. Da Amsterdam dicono che il nostro prodotto tira molto meno sul mercato. C'è l'assalto dei thailandesi, che hanno materiale più forte e più preciso. Quindi o ci adeguiamo o chiudiamo. Il materiale è discreto. Taglia il viso del cliente nella copia che va sul mercato e conserva i master in cassaforte. Non potevamo fare di più, è vero? Temo di no. Grazie. Scusami per prima, ma... devi darmi anche tu del tu. Ma tu sei magistrato? Va bene. Ah, scusa. Prego. Speriamo che domani sia una bella giornata. Le montagne qui sono bellissime. Almeno quelle ancora non sono riuscito a rovinarle. Mi piacerebbe portarti su a vederle da vicino uno di questi giorni. Solo qualche ora. Ah, va bene. D'accordo. Ciao. Ciao. Cazzo, Franz. Te l'avevo detto che eri in pericolo. Mi dispiace per quella ragazzina, ma non devi prendertela con me. Io ho anche ordinato una retata delle albanesi, ma lei non c'era. Probabilmente si è scoperta troppo e l'hanno punita. Piuttosto, come va il lavoro con la Castaldo? Avete fatto progressi? No, non molti. Però sono riuscito a rintracciare su internet l'indirizzo dove richiedere le videocassette. Anzi, ne ho già ordinato una. A proposito, questa era tra le foto dei bambini nel sito. Lo conosci? Ma Castaldo è una tipa strana. Dovreste intendervi voi due. No. No, no, guardi, non la posso favorire per quel permesso. Mi scusi, poi adesso ho altro da fare, scusi. Amore. Nadia, tesoro, stai attento a non sporgerti troppo, eh? Cosa mi devi dire? Ti voglio far vedere un giochetto. Ah, benissimo. Toc toc, chi è? Sono io, aprimi. Buongiorno, madame. Buongiorno, monsieur. Olè. Sei bravissima. Un bacio alla signora. Oh, è ora di fare meretta. Andiamo a mangiare i nostri panini? Sì, dai, ho una fame. Questa è la nostra casetta. Ti piace? Sì, ma adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare? Scusa, siamo qui per questo. Oh, la borsa della signora la mettiamo. Su, opla. Ecco qua. Hai fatto bene ad insistere per portarmi qui. Però, che fatica. Le cose da quassù sono diverse. Non ti pare? Sì.
comincia a respirare. La vedi quella pineta laggiù? È una foresta incantata. Dicono che sia abitata dai folletti. Sì, noi qui li chiamiamo Sbilfs. Aspetta. Ma che fai? Solo chi ha una corona di primule può vederli. Quando è stagione. Come mi sta? Bene? Margherita! Luca! Mi piace giocare. Da bambino non l'ho mai fatto. Sono scappato tutta la vita. Adesso non scappo più. Hai portato tutti i miei regalini? Aspetta che ti aiuto. La borsa. La borsettina. Il profumino. La camicia da notte. La camicina da notte, ecco. E ora Nanna. Ecco qua. Ma non è ora di dormire. È ora di guardare. Bel sorriso. Splash. Guarda, guarda, qui che appare la più bella del reame. Avevo proprio la tua età. Quel pomeriggio pioveva forte, forte. E dopo la partita ero rimasto in palestra ad aspettare un raggio di sole. Ho trovato nel sorriso di Max. Il mio allenatore è stato così carino, dolce, gentile, come io sarò con te. Tu sei la regina della mia vita e io sarò. Devi fare a me tutto quello che io farò a te. Questo gioco non mi piace più. E allora io non ti voglio più bene. Però non mi lascerai sola, vero? Giuramelo. Creatore d'inferni con la rabbia infuocata, tu entravi nel profondo e ballavi col suo dolore. Tutti quei sorrisi lacerati per il male sono morti calpestati per quel sogno tuo perverso, perverso, perverso. Canta bene la biondina. Con quella bocca. Tanto per te non canta, mica le fai fare un disco. Da quando ci piacciono queste vecchie, eh? Ah, quelle non sono vino, sono aceto. Organizziamo una serata talibanese quando torniamo per il Fiera. Perché no, senza confini alle 100 finestre.
veloce! No, facciamo il primo po'. Io sono il cellulare! Mi prendi il cellulare di servizio! Fermo. Sono il geometra Simeone del comune! Insomma! Il divertimento è finito, geometra Simeone. Che divertimento? Che divertimento? Nella sua baracca abbiamo trovato le polaroid della bambina, i finti cartoni animati. La dichiaro in arresto per possesso di materiale illegale, sequestro di persona, atti di libidine e violenza sessuale sui minori. Non è vero. Nadia mi ama. Chiedetelo a lei. Portatelo via. Ma insomma! Non potete fare questo! Vuoi un avvocato! Vuoi un avvocato! Lasciatemi! Posso? Volevo dirti una cosa. Che hai fatto alla mano? Facevo pulizie. Che ne dici? Complimenti. Ma non è l'unico da queste parti. Ne sono sicuro. Non vorrei insegnarmi a fare il mio lavoro adesso. Anche la Castaldo mi ha detto che il viaggio in internet non vi ha portato da nessuna parte. Sì, certo, bisogna vedere cosa c'è nella cassetta che avete ordinato. Ma non penserai di trovarci dentro l'indirizzo, no? Non sono così ingenui. Sei mai stato al Drink Music? La sera preferisco stare con mia moglie e con mia figlia. C'erano tre industrialotti che parlavano di un posto dove si fa di tutto. Sicuramente anche con bambine. Ma non è possibile. Sarà una delle tante ville che ci sono da queste parti. Club privé, scambi di coppie, roba del genere. No. In questo, se non sei del giro, non entri. Magari ti hanno anche detto dove si trova? No, ma io credo che sia vicino al confine. Il gestore o il proprietario lo chiamano il libanese. Ce ne occuperemo, ce ne occuperemo. Luca, tu hai già fatto fin troppo, adesso lascia fare a noi. Questi giri potrebbero essere molto pericolosi. Mi sono preso a cuore anch'io il caso di Ania. Secondo me il colpevole è Simeoni. Io lo farò confessare. Puoi starne certo. Come ti senti? Eh, tesoro mio? Com'è che stai? Mio Dio, Angelo è solo un bambino. Eri d'accordo anche tu. La colpa è tua, pezzo di merda. Io andrei. Stai male? Solito cambiamento di stagione. Per l'ulcere è perfetto. No, eh? Che ne pensi di questo traffico di bambini? Dalle indagini non risulta niente. Almeno in territorio italiano, forse in Austria.
Slovenia. Scusa, Ornella, mia figlia. Devo andare. Io la notte vado sempre in giro da solo. Ah, grazie. Grazie. Secondo te, quando quello parlava di senza confini, a cosa si riferiva? Al luogo? Io ci sono nato in queste montagne. Ma qui si conoscono tutti, è una piccola provincia. Prima o poi qualcuno lo avrebbe scoperto. Non ti avranno preso in giro. Stavano parlando fra di loro, non con me. Io so di non sbagliare. Io invece ho sempre paura di sbagliare. Allora perché hai scelto di fare il magistrato? Sai, mio padre era maresciallo dei carabinieri e... E il tuo? Io quel posto lo devo trovare. E come pensi di fare? C'è la polizia per questo. Beh, adesso sono un uomo libero. Non porto la divisa e quindi non limiti. Ma... Ti piace il mare? Una volta ho avuto una casa al mare, dove ho provato a non stare da solo. Ma perché fai tutto questo, Luca? Perché io so cosa vuol dire e dopo non hai futuro. Qualche volta sì. Che Dio lo stramaledica, avevamo fiducia in lui. Cazzo, Bruno, ma ti rendi conto? Sei stato il miglior amico di mio padre, mi hai visto crescere. Silenzio, per favore, silenzio. Allora, signora Simeoni, comincerò da lei. Suo marito le ha mai parlato delle sue perversioni sessuali? Avevate dei rapporti intimi normali? Come può pensare? Come avrei mai potuto capire? Avevamo deciso di avere un figlio. Per favore, lasci stare mia moglie, lei non c'entra niente. Forse è meglio che la signora Simeoni esca un momento. Allora, Simeoni, vuol decidersi a parlare? Al lago abbiamo trovato delle cassette illegali e soprattutto le Polaroid di Nadia. Sono la prova che lei ha abusato della bambina, confortate anche dalla perizia medica. Guardi che qui c'è un terribile equivoco. Io non sono violento. Ho solo delle preferenze sessuali. Peraltro accettate, da Nadia. Io non l'ho stuprata e neanche torturata. Figuriamoci. Chi stupra o tortura i bambini non è un vero pedofilo. Se l'avessi saputo prima di loro, ti avrei spezzato le gambe. Stia zitto. Mi lasci finire. Non è tutto, Simeoni. Non è tutto. Per le sevizie e l'omicidio di questa minorenne albanese, il suo alibi non regge. Nessuno lo può confermare. Quindi si decida, confessi quello che ha fatto a questa ragazza e a Nadia. Ma perché non volete credermi? Io non sono un assassino. Questa ragazzina non la conosco. E a Nadia non le ho fatto del male. Io la amo. E lei mi ama. Anche i bambini provano desiderio. E hanno tutto il diritto di soddisfarlo. Rotto in culo, figlio di puttana, non ti azzardare più a parlare di mia figlia in questo modo. La smetta. Io voglio sapere se è vero che siete stati voi, di vostra spontanea volontà, ad affidare la bambina a Simeoni per quasi tutti i giorni, per 2 anni consecutivi. Sì, ma come potevamo immaginare? Sì, certo, certo. Avevate tanto da fare, vero? Non potevate occuparvi della bambina. E in 2 anni neanche un sospetto? Nessun segnale? Ornella, ho accusato i Simeoni. Allora, Simeoni, si decida a confessare, sarà meglio anche per lei. Io la amo, Nadia. Adesso è sola, povero amore mio. Lei non può stare senza di me. Gliel'ho giurato! Io non le darò pace fino a quando lei non ci avrà detto tutta la verità. E Simeoni che ha fatto? Continuava a dire che amava Nadia. E che anche lei lo amava. Sto bene quando sono con te. Anch'io. Domani voglio fare un giro. La faccia di quel bambino mi perseguita. Sono sempre più sicuro di averlo visto, ma... Non riesco a ricordarmi dove e quando. Pensa anche a Luca qualche volta, Che ha una fame. Non so cosa darei per una pizza.
surgelata va bene lo stesso? No, Tosoni. Non possiamo assolutamente chiudere le indagini e accontentarci così solo di Simeone. Oltretutto, lui continua a negare di aver ucciso Ania. Oh, scusa, Margherita, l'ho interrotto. È solo questione di tempo. Ma anche per noi è solo questione di tempo. Ormai siamo sulle tracce di quello che potrebbe essere un vero e proprio traffico. Che vogliamo mollare proprio adesso? Oddio, Margherita, parlo sempre io. Vuoi? No, grazie. Abbiamo la stampa addosso. Le autorità cominciano a essere inquiete. Rischiamo di diventare un caso nazionale. Dovresti essere contento. Ti lamenti sempre che qua non succede mai niente. E infatti non succede niente. E non possiamo nemmeno inventarcelo. Ma che prove abbiamo? Le tracce sono ridicole. Una generica indicazione su internet che potrebbe riferirsi a mezza Europa. La battuta di un tedesco ubriaco. Ma per favore, l'unica certezza che abbiamo è Simeoni, nient'altro. E la scomparsa dei bambini? Quelli dei cataloghi illegali di internet? Non sono abbastanza concreti? Non siamo qui per rimediare agli orrori del mondo. È inutile, per me il discorso è chiuso, fino a prova contraria. Buongiorno. Mi scusi, soltanto un'informazione. E che pare? Vado tutti di là adesso a fare benzina, ma adesso me ne prendo e mi torno a lavorare ai campi. Dei miei amici mi hanno detto che da questa parte c'è un albergo molto elegante. Ogni tanto vedo passare delle macchine che vanno, prendono la vecchia strada abbandonata dei tre confini. E lì c'è un albergo? C'era un posto, lo chiamavano la casa delle 100 finestre, ma lì non so se le danno a dormire. Grazie. Prego. Digitare password. Porca miseria. Mi dispiace, questo non è un albergo. Rashid? Mandare via subito. Rayek? Con gentilezza. Questo è un club privato, riservato esclusivamente ai soci. Sabah el khair. I colleghi non me l'avevano detto. Buongiorno. Volevo sapere se si può entrare. No, perché i colleghi mi avevano detto...
insomma, quando sono le cognate. Sì. Il papà, poverino, non c'è, non c'è più. Anche il mio bambino. Me l'hanno tolto. L'hanno ucciso. Quei mafiosi si sono vendicati. Mi hanno impedito di essere madre per sempre. Io ero solo un po' più grande. Chi è stato? Mio padre. Era sempre ubriaco. Mia madre avrebbe potuto fermarlo. Da allora, la notte, non riesco più a dormire. Ciao. Ciao. Ciao Luca. Siamo andati a trovare i genitori di Mirko Santini. Il bambino della videocassetta. Per dirgli che è morto. Qualche volta mi piacerebbe fare un altro lavoro. Vabbè, io vado a prendere gli omogenizzati. Ciao. 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 Forse cercavi questo. L'hai perso questa notte. Il nodo di Salomone. È una bacchetta magica. Allontana gli spiriti maligni. Tieni, te lo regalo. Però devi tenerlo sempre in tasca, a testa in giù. Sai quel posto che ti dicevo? Si chiama la casa delle 100 finestre. Sì. Ah, buongiorno, Margherita. E dove? Come l'ha trovato? Questa sì che è una buona notizia. Mi dia il tempo di organizzarmi. Sì, vabbè, tra un'ora sono da lei. Arrivederci. Pronto? Margherita, allora? Come tutto chiuso? Ma non è possibile. Quando ci sono stato io c'era gente. C'era anche uno alto col codino. Ma siete sicuri di non aver sbagliato posto? Era una casa bianca, antica, con il tetto verde. E 100 finestre, sì. Qualcuno deve averle avvisate, allora. Perché non spicchi un mandato di perquisizione? Pronto? Ci sei ancora? No, scusa, sto cucinando una cosa. Ma niente, tocchi in braida. Polenta, ricotta e funghi. Anzi, se vuoi, certo che so cucinare. Prima di lavorare al casino ho fatto di tutto. Margherita, io torno là. No, non ci provare. Luca, te lo ha detto anche Tosoni. Lo vuoi capire o no? Va bene, fai come ti pare, eh? Buonanotte. Spegni quel cazzo di televisione. 1983, la sonda spaziale. Non riesco a sentire se arriva la macchina. Che facciamo? Se Angelo non torna. La polizia non ci possiamo andare. Non gli conviene perché è troppo male. Ma cosa gli avranno fatto? Soldi che perdono.
via! Fermo! Fermo, lo conosco! No, lo conosco! Luca, portate via i bambini! Abbiamo trovato qualcosa? Sì. Bene, andiamo nell'altra stanza, per favore. Niente da fare, dottoressa, per accedere ai dati ci vuole la password. Lasciate tutto così. Domani viene da Roma uno specialista del nucleo delle telecomunicazioni. Com'è possibile che un'attività di questo rilievo sia rimasta clandestina per tanto tempo? Posso capire che siamo a pochi metri dal confine con altri due stati. Evidentemente erano molto ben protetti dalla mafia italiana, anche dalla mafia albanese, forse quella russa. Una catena di omertà. Nessuno ha mai parlato, neanche le vittime, neanche quel bambino venduto dai genitori. Il mercato è basato sulla domanda e sull'offerta. Noi adesso abbiamo colpito l'offerta. E la domanda? I clienti sono ancora in libertà. Le due ragazzine albanesi hanno riconosciuto Ania. Sono scoppiate a piangere. È chiaro che sono terrorizzate perché non hanno detto una parola. Mi sento responsabile. Avrei dovuto insistere. Avevo capito. Non è stato Simeone ad uccidere Ania, ma i suoi protettori albanesi. Va bene, appena abbiamo finito faccio mettere i sigilli. Ciao tesoro. Molto grazie, signor procuratore. Lei ha mantenuto la promessa. Grazie tanto. Mi ha salvato la bambina. Grazie tanto. Un successo che va festeggiato. Li conoscevi già i genitori di Olga? Grazie. Non adesso, mi dispiace.
Non c'è traccia degli assassini di Ania. Prostitute e protettori sono improvvisamente spariti. Ho capito. Ho capito. Io mi devo scusare con lei, Margherita. E anche con Luca. Avevate ragione a insistere. Avete fatto bene a non darmi retta ed andare avanti fino in fondo. Il merito è tutto vostro. No, Tosoni. Il nostro lavoro non è finito. Anzi, se vuol sapere proprio come la penso, è appena l'inizio. Io non vorrei sembrare retorico, ma la sua prima operazione importante sul nostro territorio è stata un successo. Io ho potuto arrestare Simeoni, ho ottenuto una scadatura completa di tutti i sospetti pedofili della zona. Abbiamo stroncato un traffico immondo. I bambini sono finalmente liberi. Per il momento non possiamo fare di più. Il caso è chiuso. Sei riuscita a entrare da sola? Fai sempre quello che ti pare, vero? Era troppo importante. Non puoi sostituirti alla legge. Se non fosse stato per me, non li avreste presi? Se non fosse stato per me, magari ti avrebbero ucciso. Non potevi sapere che avevano abbandonato lì i bambini ed erano scappati. Comunque, il caso è chiuso. Almeno secondo il tuo amico Tosoni. No. Io credo che manchi ancora qualcuno. Anche secondo me. Il contratto d'acquisto dell'immobile è intestato ad una società fantasma che ha sede in Olanda. Sono rimaste ancora delle carte lassù? O avete portato via tutto? C'è solo il computer, ma è inespugnabile. Domani viene un tecnico da Roma per decifrare la password. E c'era bisogno di farlo venire da Roma? Volevi dirmi qualcos'altro? Sì. No. Avvocato Dolbecco, potente uomo d'affari, ex mercenario di origine libanese. Continua, continua pure, ti faccio da speaker. Una narrazione meno fredda di quella del computer, no? Assolto per insufficienza di prove nel processo di terzo grado per la famosa bomba alla banca, ti ricordi? Grazie alla ineccepibile testimonianza di un giovane sostituto procuratore. Io. Volevamo una patria pulita e ordinata. Utopie. L'avvocato Dolbecco abbandonò le utopie e decise di riciclarsi. È uno pieno di fantasia. È pronto a sfruttare le passioni degli uomini. E così conobbe molti personaggi influenti, sui quali fece pressione affinché il brillante magistrato fosse promosso e trasferito da Milano a qui. Sapeva troppe cose di me. Continuava a ricordarmelo. E non ho più potuto dirgli di no. Anche perché è sempre stato molto generoso con me. Luca. Luca, ti giuro, io mi sono fatto fregare la vita, ma non ho mai nemmeno sfiorato quei bambini. Io non sapevo che cosa succedesse qui dentro. Ho una figlia.
Tutti i soldi che ho preso li ho presi per lei. Tutto quello che ho fatto io l'ho fatto per lei. Avrei voluto tenerti lontano da questa storia, ma non mi hai lasciato scelta, Luca. Guardami. Guardami. Luca, cazzo, guardami. Adesso sei morto anche tu. Che ci fate voi qui con le tende chiuse? La luce fa male agli occhi. Ti stavamo aspettando. Avevamo voglia di stare un po' con te dopo tutto quello che è successo. Ah, sono ancora sconvolto per Luca, era un vero amico. Balestri aveva molta fiducia in te, ti stimava. Anch'io lo stimavo molto. Abbiamo affrontato momenti difficili insieme. Ci sono diverse cose poco chiare nel suo omicidio. La casa era sotto sequestro, una nostra macchina la teneva d'occhio. Perché si sono esposti a questo rischio? E poi come facevano a sapere che Luca ci sarebbe ritornato? Lo avranno seguito. O forse lo tenevano d'occhio anche loro, non è difficile nascondersi da quelle parti. E poi perché non ci hanno pensato prima a mettere il virus nel computer? Non ne avranno avuto il tempo. O forse a loro non interessava. In quel computer ci doveva essere qualcosa di veramente compromettente. Tu, Franz, eri convinto che il caso fosse chiuso, che l'organizzazione fosse stata sgominata, vero? Evidentemente mi sbagliavo. Strano che un procuratore abile, ambizioso come te sia stato così sbrigativo. Hai avuto tanta fretta di chiudere questo caso. Non devo insinuare, Ornella, la fretta non c'entra, era solo prudenza. Una prudenza un po' eccessiva, forse. I genitori di Olga ci hanno detto che sono venuti da te per denunciare la sua scomparsa, ma poi la denuncia non l'hanno fatta. Lo sai che Olga non parla più? Ha perso la voce? E che Angelo invece si è messo... Basta. Basta, Ornella. Ho anch'io una figlia. Non credo sarà tanto fiera di avere un padre come te. Adesso stai esagerando. Prima di morire, Luca ha fatto in tempo a mandarmi un'email. Questo è il suo ultimo regalo. È riuscito anche a scrivere il nome del suo assassino. Franz, hai ucciso un amico. E coperto la fuga di un mostro come Dolbecco, ora è svanito nel nulla. E grazie a te starà continuando da qualche altra parte. Sei sicuro che ne sia valsa la pena? Sei in arresto, Franz. Thank you.
Adesso giochiamo, va bene? Toc, toc. Chi è? Sono io. Aprimi. Buongiorno, madame. Buongiorno, monsieur. Smack, smack. Olé.